Sì, salve, questa è la recensione del forno a microonde Candy modello CMX G20DR colore rosso. Abbiamo quindi il display, poi abbiamo questo pulsante in alto qui che sono praticamente per il microonde, per il grill e per il combinato, quindi microonde grill. Poi c'è il pulsante in basso che invece scongela per peso il primo e per tempo il secondo. Poi c'è quest'altro pulsante qui che serve per impostare l'orologio e anche impostare il blocco di sicurezza. Poi qui sotto c'è il pulsante stop cancella, oltre che la funzione eco. Poi c'è il pulsante start express che premendo praticamente il forno, parte il forno a microonde per 30 secondi. Adesso lo premo e faccio sentire la rumorosità. Adesso stacco, premendo la funzione stop ed si annulla. Premendo un'altra volta e si riazzera. E poi c'è la manopola per scegliere poi i vari programmi di cottura. Per quanto riguarda poi le specifiche tecniche, questo forno a microonde ha una potenza del circa 1000 watt per il grill e per 700 watt per il microonde. La capacità del forno è 20 litri. Il piatto rotante è di un diametro di 255 mm, il peso è di 11 kg. Poi per quanto riguarda le dimensioni è 440 mm di lunghezza, 357,5 mm di profondità e 259 mm di altezza. Qui dietro abbiamo il cavo, eccolo qui, vedete? Lungo circa 1 metro. Il microonde premo il pulsante 1, vedete, e mi va il microonde. Qui praticamente vado a scegliere la potenza, poi premo questo pulsante qui per andare avanti, poi rigiro nuovamente la manovra e vado a scegliere il tempo. Per quanto riguarda invece il grill premo 2 volte, mi va in grill, premo il pulsante, giro la manopola e vado a scegliere il tempo. Per la cottura combinata invece vado a premere il tasto. Questo qui sempre 2 volte, mi va in grill, giro la mozza oltre la manopola e vado nella modalità OC1 o C2, cioè C1 vado ad utilizzare il microonde al 55% e la potenza del grill al 45%, con C2 invece la potenza del microonde al 36% e il grill al 64%. Scelgo C2, vado avanti, sempre con la manopola e vado a scegliere il tempo. Altre due funzioni che abbiamo grazie a questi pulsanti qui sotto è lo scongelamento in base al tempo. Se io vado a premere una volta, vedete, mi esce scritto DEF1, che sarebbe il scongelamento in base al tempo. Vado poi con la rotella a impostare il tempo di cottura che va da 5 secondi a 95 se a minuti. E il livello di potenza impostato è P30 e non è regolabile. Poi vado a premere il tasto, questo qui, e parte lo scongelamento. Se invece premo 2 volte, vado in scongelamento in base al peso. Vado a ruotare nuovamente la manopola per selezionare il peso del cibo da scongelare. Il peso deve essere compreso tra 100 e 2000 grammi. E poi premo il tasto, sempre questo qui, più 30 e va in funzione. Per quanto riguarda invece la funzione del menu automatico di cottura, in stand-by basta girare praticamente la manopola, vedete, va nei vari programmi. Abbiamo il programma A01, che vedete già dal simbolo che è quello della pizza. Poi abbiamo A02, che sono le patate, 03 carne, 04 pesce, 05 verdura, 06
bevande calde, 07 pasta riso, 08 torta, 09 light e 010 baby. Se andiamo per esempio nel programma 01 e premo il pulsante di avvio più 30, c'è un sottomenu B01, B02, B03, B04, dove praticamente dove B01 sta per esempio per riscaldare la pizza perché sto nel menu pizza, oppure B2 riscaldare il pane, B3 per le torte salate e B4 impasto pizza. Ovviamente a seconda del peso vado a scegliere la potenza, per esempio per 200 grammi di pizza devo scegliere una potenza pari a 100, per 400 grammi per esempio di torta salata vado a scegliere la potenza di P80 e così via. E questo lo trovate scritto nel libretto di istruzione, vedete, c'è tutte le potenze, tutti i sottomenu per i vari alimenti. Con questo tipo di forno a microonde posso fare anche per esempio delle cotture in sequenza, cioè impostare al massimo due programmi di cottura in sequenza. Se un programma è sempre lo scongelamento, questo passerà automaticamente al primo posto. Un segnale acustico verrà emesso dopo ogni programma e quindi avrà inizio il programma successivo. Ad esempio, vado a premere il pulsante di, ad esempio, questo qui, DEF2, vado a scongelare quindi in base al peso e una volta vado a ruotare la rotella e vado a scegliere, ad esempio, il peso del cibo e metto, ad esempio, 100 grammi. Poi vado a premere il pulsante, questo qui, vado a impostare il microonde. E vado a scegliere P100, vado a ruotare la rotella e metto 80, premo più 30, regolo per esempio per un minuto, parte in questo caso il microonde e una volta quindi terminato lo scongelamento partirà automaticamente il programma del microonde. Oppure posso fare anche la partenza differita, cioè utilizzando il menu dell'orologio è possibile impostare praticamente un programma di cottura massimo 2. Lo scongelamento non può essere impostato in questa funzione. Quindi vado a premere l'orologio, la cifra relativa alle ore lampeggia, vado a ruotare la manopola per regolare l'ora, la cifra inserita per le ore dovrebbe essere compresa a 0,23, premo nuovamente l'orologio, le cifre dei minuti lampeggiano. Vado a ruotare quindi la manopola per regolare i minuti e la cifra per i minuti ovviamente va da 0,59. Premo poi il pulsante più 30 per terminare l'impostazione, sarà accese, il segnale acustico emetterà due suoni all'ora impostata e quindi la cottura avrà inizio automaticamente. Poi abbiamo l'ultima funzione che è quella qui in basso, la funzione eco. In caso di attesa vado a premere questo pulsante stop eco oppure non faccio alcuna operazione per un minuto e lo schermo si spegne. A questo punto premere un tasto qualsiasi per accendere lo schermo. Il forno non può entrare in modalità eco semplicemente se la porta è aperta e se entra in modalità eco con il blocco sicurezza bambino rimane attivo il blocco sicurezza bambino. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.